lo sport per tutti. Con questo messaggio di solidarietà e inclusione, i comuni di Vicchio e Barberino del Mugello hanno ospitato la nazionale italiana maschile di sitting volley, sport riservato ad atleti con disabilità fisiche e in crescita esponenziale per interesse del pubblico e numero di praticanti. Da un'idea del consigliere metropolitano Nicola Armentano, così. Piazza Giotto a Vicchio e Piazza Ughi nella frazione di Cavallina nel comune di Barberino del Mugello si sono trasformate in veri e propri campi di pallavolo, con i 15 azzurri divisi in due squadre, che si sono date battaglia a suon di baghere e di schiacciate. È stata una bellissima mattinata stamattina con questa partita, esibizione della nazionale di sitting volley. C'è un messaggio molto importante che le Olimpiadi, diciamo, metropolitane mandano, e in particolar modo manda anche la mattinata di stamani, che è un messaggio di inclusione, dello sport per tutti, dello sport anche come salute, eccetera. Erano presenti anche l'associazione di pallavolo del mio comune, del comune di Barberino, quindi anche una collaborazione, come dire, fra un associazionismo che è più locale e dilettantistico e poi invece degli atleti che alla fine sono di livello internazionale. Abbiamo avuto ancora una volta la possibilità dopo ieri a Vicchio di rivedere le prestazioni di questi ragazzi del sitting volley, la nazionale, una nazionale fatta di atleti davvero di grande livello che hanno permesso ad una piazza molto ben allestita e ricca di tante ragazze che hanno contribuito con la loro presenza a questa bellissima manifestazione, a farci capire come lo sport può davvero dare entusiasmo e soprattutto dare quella forza per continuare a vivere anche di fronte a delle avversità, delle difficoltà. La due giorni di sitting volley rientra nelle Olimpiadi metropolitane, che hanno visto atleti paraolimpici protagonisti anche nei tornei di bocce, tennis tavolo e basket. La nazionale di questa pallavolo adattata, che si gioca senza ausilio delle carrozzine, è nata nel 2015 e dopo l'estate a livello maschile sarà impegnata nella Nation League a Campobasso e nei campionati europei in Turchia. Le ragazze invece avranno la possibilità di vivere il sogno olimpico e a Tokyo si giocheranno le loro possibilità di medaglia. Una bella manifestazione, siamo riusciti, grazie anche alla città metropolitana, a portare un evento secondo noi molto importante su queste due piazze. Mi corre l'obbligo come federazione di porgere il saluto a tutta la cittadinanza e di ringraziare, a parte la città metropolitana nella persona di Nicola Armentano, anche i sindaci del Mugello per aver voluto questa manifestazione sia a Vicchio che a Barberino. E noi ci stiamo lavorando molto sul discorso anche del sitting, e tra l'altro si andrà anche in Giappone per le Paralimpiadi, per cui è un grosso risultato per la federazione.